al 19 di marzo nella sala d'onore della provincia di Arezzo è in corso di svolgimento un'interessantissima mostra, che in realtà poi sono due, perché è una mostra di quadri del pittore Val Nozner e dello scultore Giuseppe Di Tommaso. Sono due mostre apparentemente distanti, ma unite da un filo conduttore che è la natura. Il primo si ispira al mondo vegetale, ritraendo fossili, ritraendo foglie, ritraendo pesci, mentre il secondo recupera il materiale di scavo nei vari cantieri dove si trova a lavorare, perché è un funzionario ENI, e altre pietre le recupera invece dall'alveo del fiume. Quindi due mostre apparentemente distanti ma vicine assai. Una passione nata di recente, forse anche influenzata dalla professione di geologo? Sicuramente influenzata dalla professione, ma anche dalla terra da cui ho origine. Quella Magna Grecia che ispira appunto il mito greco, e non a caso queste sculture si rifanno proprio a quell'epoca. Certamente, è la terra che ho vissuto durante l'infanzia fino a prima di andare all'università. Un'altra caratteristica del suo lavoro è il materiale, queste pietre che vengono recuperate dall'alveo dei fiumi oppure dagli scavi proprio legati alla professione. Che tipo di materia è? E la materia va dalle calcareniti ai flish al calcare vero e proprio, talvolta, ma in rari casi, ho utilizzato il marmo di Carrara, ma sono veramente pochi i casi in cui l'ho utilizzato. Ed Arezzo ha tenuto a battesimo il suo lavoro, perché è la prima mostra. Certo, è la prima mostra e speriamo che vada bene. Maestro, la sua è una pittura che parte da lontano, una pittura onirica, una pittura mnemonica. I quadri che presenta qui nella mostra di Arezzo, nell'atrio d'onore della provincia, è una selezione del suo grande lavoro? È una selezione del mio grande lavoro, e più che altro sono dei quadri che impersonificano il mondo di fossili, il mondo del mare e l'archeologia, che sono quelle le cose che mi attirano di più. L'esecuzione sono acrilici? Sono tutti acrilici su tavola. Il suo esempio, ha detto, sono i fossili, sono i pesci, è l'archeologia. Ma lei ha fatto studi classici oppure è una passione che parte da lontano? È una passione che parte da lontano, perché io ho fatto studi soprattutto tecnici, quindi uso la cementite solidificata per creare queste forme qui, che sono forme di fossili archeologiche e che non si ispirano a quel mondo, ma in concreto non sono niente.